Raffetto Tronca ha già iniziato come una star, eravamo calati tutti in un fumettone, quello di Ignazio Marino, il sindaco che ci invidiavano da Filadelfia a Berlino, e arriva Tronca ed è già lì che in 10 minuti ha guardato tutti i dossier, poi è andato dalle agenzie, ha detto: ho visto tutte le emergenze di Roma, adesso le metabolizzo. Poi si è precipitato dal Papa con la fascia da primo cittadino e ha già dichiarato alle agenzie che il Papa gli ha fatto un bellissimo discorso, gli avrà detto buongiorno, benvenuto, e che questo gli dà coraggio, l'energia per... Insomma, stiamo cascando in un altro fumetto. Arriva quello che sta scrivendo e disegnando a Palazzo Chigi, Matteo Renzi, un Muppet di primissimo ordine, che ci vorrebbe regalare per Roma il Dream Team. Questa città di tutto ha bisogno, meno che di fumettoni. Ecco qui, hanno buttato qui vicino una bella poltroncina in mezzo agli alberi, c'è un pochino di spazzatura, hanno buttato giù un bel vetrino, eccolo lì, sono cose da Dream Team, no, queste sono cose da ordinaria amministrazione. E questo Dream Team che porta il modello Expo a Roma, ma che se ne fa a Roma del modello Expo? Per il giubileo, ma io non lo so se qualcuno di quelli che dice queste sonore sciocchezze, a cominciare dal Premier, ha mai ascoltato Papa Francesco sul giubileo. Siccome non lo ascoltano, e ha detto mille volte, guardate, un po' di decoro intorno alle vie di Piazza San Pietro, giusto perché non bisogna andare con la cimitarra tra la spazzatura, magari tenere nel decoro anche un po' di venditori abusivi, di immaginette, di cose della Chiesa, con cui la Chiesa non c'entra niente, ma che poi può far insorgere quel pensiero nei pellegrini lontano da quelle zone, e poi basta, è finita tutta lì. Non vuole un Expo Papa Francesco, ma andiamo a vedere un po' dove dovrebbe operare questo Dream Team. Spazzature, c'è il solito Roma che ci rovista dentro, ma mica ci rovista dentro perché vuol prendere roba da mangiare, a mangiare lì dentro, no, vuol prendere delle cose che poi va a vendere in mercatini che sarebbero illegali. Date là i bidoni della spazzatura che sono già stracolmi, ovviamente non viene nessuno a raccoglierli e quindi la gente butta tutto in terra. Questo è quello che vedranno i pellegrini. Spazzatura anche qui già stracolma, guarda dove la buttano, ecco il signore la butta così, macchine in doppia e tripla fila, c'è il Dream Team per questo, comunque in strada dappertutto, bisogna fare un corso di sicurezza alla guida, andare pianissimo perché tutte le strade sono così. In sosta vietata qui, ma tanto chi la fa rispettare? Il Dream Team.